Salve, cerco dei consigli. Dopo la bellezza di quasi una settimana mi sono arrivate le cuffie. C'è stato un problema tecnico con il corriere. E quindi alla fine ho dovuto aspettare più di 4 giorni. Sono con la macchina adesso ferma da 4-5 giorni. Vedete, queste sono le cuffie che mi sono arrivate. Sono quelle con cuscinetto. Tanti meccanici mi hanno sempre montato queste qua, un colabrodo. Sia sulla sinistra sia sulla destra, ecco. Ogni volta che le metto, specialmente quelle della parte sinistra della guida, è un colabrodo, perché sono rimasti dopo poche settimane un litro di olio nel cambio, ecco. Quindi chiaramente queste qua mi consiglio di non metterle più. Ma siccome è la prima volta che io monto queste cuffie, la prima volta in assoluto, me l'hanno date già con il cuscinetto inserito, vedete? E c'è anche questa fascetta, vedete, che è stata stretta già, quindi già sono a posto così. Poi vedendo, ho tolto già comunque il tripode. Questo mi sembra ancora abbastanza funzionante, non vedo problemi in particolare. Lo volevo sostituire, ma al momento penso che sia giusto. Non presenta nessun rumore, nulla. Poi la flangia, vedete, questa l'ho sgrassata prima. E ovviamente già ho messo la prima cuffietta. Ecco qua. Poi qua ci va messo una fascetta che tra l'altro neanche me l'hanno date quelle che servivano. Ne utilizzerò una delle mie. E poi dopodiché, vedete, io devo adesso infilzare nel semiasse. A questo punto io arrivo a battuta qua. Se ci fate caso, qua c'è un piccolo rialzo in questo punto. Proprio in questo rialzo sento che blocca, c'è il fine corsa del cuscinetto. Adesso che devo fare io? Montare il tripode, le viti, le quattro viti che vanno messe ovviamente dove c'è il semiasse della macchina, quindi il cambio, lato cambio, col fermo e basta, oppure c'è altro da valutare. E al momento vedo solamente questa cosa qua. Quindi una fascetta qua, le quattro viti. Ovviamente prima si mette il tripode, tripode, sbaglio sempre a dirlo, e poi il suo fermo. Vedete qua. Ci siamo. Poi per quanto riguarda la parte destra, mi telefonava un addetto e mi diceva: guarda che quella della parte destra è col sistema flange. Gli ho fatto capire sì, forse no, non sono sicuro. Alla fine abbiamo convenuto che era quello sistema flange, però alla fine mi mandano un'altra cuffietta uguale. Adesso io dovrò valutare sotto se c'è anche questo sistema, se no addirittura devo lasciare quella che c'era prima. Però devo anche precisare che dalla parte destra le perdite di olio sono veramente millesimali, una goccia proprio ogni tanto. Quindi non sono sicuro se effettivamente vada messa questa cuffia. Però questo è da valutare poi sotto la macchina. Voi sapete qualcosa? È modello Trekking 1986, quindi praticamente uno dei primi modelli, ma forse con un po' di aggiornamento, non è proprio dell'84, diciamo 86 a salire, ecco. Di certo qua qualche cosa di logico c'è, essendoci questo rialzo fa capire che qua blocca. Però un particolare, come funziona qua? Poi l'olio come fa a mantenere? C'è un cuscinetto che gira, blocca in un modo che non può andare avanti. La cuffia non potrebbe fare un po' di movimento e quindi spostare tutto. Non ho capito bene questa cosa. Fatemi sapere se è da mettere altro oppure addirittura ho sbagliato a mettere le cuffie un'altra volta, ma non credo. Vi ringrazio molto.